Il 20 agosto, a poco più di un anno dalla pubblicazione originale di Ghost of Tsushima, è in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5 una versione Director's Cut del gioco, pensata per offrire contenuti extra e novità di rilievo, soprattutto in formato next gen. Un'opportunità senza dubbio interessante, ma anche una notizia un po' controversa per le modalità di distribuzione di questa edizione definitiva dell'epopea di Jin. Prima di approfondire la questione, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale attivando le notifiche. Così facendo, rimarrete sempre al passo con la produzione video di Every Eye. La Director's Cut di Ghost of Tsushima è lo strumento scelto da Sucker Punch per celebrare un franchise subito in grado di diventare un'icona PlayStation. Un modo per espandere l'epico racconto dell'originale con un contenuto inedito, inserendo al tempo stesso modifiche e aggiornamenti richiesti a gran voce dall'appassionatissima community di fan. Partiamo dall'isola di Iki, ovvero un'ambientazione tutta da scoprire che ha subito come Tsushima i devastanti effetti dell'invasione mongola. In quel luogo, Jin sarà costretto da alcune circostanze a rivivere eventi traumatici che fanno parte del suo passato, tornando ad affrontare fantasmi niente affatto rimasti alle spalle. L'isola di Iki porterà con sé una trama del tutto inedita e un intero cast di personaggi, oltre a contenuti extra come nuove ambientazioni, nuovi equipaggiamenti per il protagonista e il suo cavallo, nuovi minigiochi, nuove tecniche e avversari mai visti. Insomma, una vera e propria avventura da vivere da zero, con tanto di specifici trofei dedicati sia su PS4 che su PS5. Questo contenuto si accompagnerà anche a una serie di rifiniture di gameplay assolutamente da non trascurare. Si parte da ulteriori opzioni di accessibilità per la rimappatura del pad, per arrivare al fatidico inserimento del lock-on in combattimento, ovvero un argomento molto dibattuto al lancio, su cui Sucker Punch ha scelto di fare marcia indietro. Sarà poi possibile anche nascondere la faretra, oltre che disporre di aggiornamenti per il meraviglioso photo mode. Su PlayStation 5 sarà inoltre aggiunta la sincronizzazione labiale in giapponese per un'esperienza ancor più autenticamente nipponica, da veri puristi del genere, oltre al supporto alle feature del controller DualSense. Aspettatevi insomma uno sfruttamento ad hoc dei grilletti adattivi e feedback aptico, per rendere l'insieme ancora più coinvolgente. Il tutto senza dimenticare i miglioramenti legati all'audio 3D, ai tempi di caricamento ridotti e al framerate a 60 fps che si accompagna alla risoluzione dinamica 4K. Insomma, gli elementi di novità non sembrerebbero affatto mancare per quella che pare davvero essere l'edizione definitiva del gioco. Eppure, a prescindere dalla bontà dell'offerta, non sono affatto mancate le polemiche a causa della modalità di vendita. La Director's Cut di Ghost of Tsushima costerà infatti 70,99€ in edizione PS4 e 80,99€ su PS5, una soglia non esattamente popolare per una produzione con comunque oltre un anno alle spalle. Sono ad ogni modo i costi di aggiornamento ad aver suscitato le critiche più feroci. Passare dalla versione liscia del gioco alla Director's Cut, rimanendo sempre in formato PlayStation 4, costerà 19,99€. Saranno invece 29,99€ gli euro richiesti per l'upgrade dall'edizione di lancio su PS4 alla Director's Cut per PS5, mentre con 9,99€ si aggiornerà la Director's Cut da PS4 a PS5. Un atteggiamento, quello del publisher, che sembra non aver affatto convinto gli amanti di questa avventura open world. In qualità di produzione first party, in tanti si sarebbero immaginati un trattamento diverso, con perlomeno la possibilità di ricevere gratis le migliorie prettamente qualitative. Sony, ad ogni modo, resta al momento convinta della sua politica e nonostante le mobilitazioni popolari, con in particolare una mezza bufera su Reddit, pare voler procedere dritta per la sua strada. La parola adesso, come sempre, passa a voi. Trovate interessante e adeguata l'offerta della Director's Cut di Ghost of Tsushima? Pensate di acquistarla o comunque effettuerete l'aggiornamento necessario al lancio il prossimo 20 agosto? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.